La giornata è particolarmente significativa da più punti di vista, c'è il motivo dell'accoglienza, della solidarietà nei confronti di questi ragazzi rifugiati. Sappiamo bene quanta polemica c'è strumentale oggi. Mi ha fatto molto piacere sentire finalmente delle parole di verità. Da questo punto di vista siamo enormemente contenti e soddisfatti del lavoro che è stato fatto, soprattutto in provincia di Salerno, dove non si sono verificati episodi spiacevoli, sgradevoli, così come è successo, diciamo, in tanti altri territori nazionali, ma anche campani. Insomma, a Caserta le cose sono andate diversamente, come sappiamo. È un problema naturalmente di carattere europeo, ma è un problema anche di carattere culturale, come è stato sottolineato brillantemente anche dal Vice Ministro stamattina. Vale a dire, noi dobbiamo essere pronti a nuove sfide europee e mondiali, e tra queste sfide c'è sicuramente una parte del Nord Africa che va trattato in maniera diversa rispetto a come è stato trattato sinora. Il problema c'è ed è del tutto evidente. Da problema dobbiamo farlo diventare risorsa. Questo sta alle nostre capacità, alle nostre intelligenze, all'intelligenza di un popolo che deve essere moderno, accogliente e solidale nei confronti di questi ragazzi che hanno bisogno di aiuto, e poi soprattutto perché vogliono mettersi a disposizione della comunità, come abbiamo sentito dalle testimonianze di questa mattina. Noi dobbiamo garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini italiani, ma dobbiamo anche praticare questa grande capacità di accoglienza e di integrazione che il nostro paese ha saputo maturare nel corso degli anni. E tra l'altro, proprio le esperienze che sono state presentate qui oggi dimostrano di come sia possibile combinare gli sforzi per garantire integrazione e accoglienza con lo sviluppo locale, perché anche attraverso queste azioni, che sono profondamente segnate dalla solidarietà e dalla capacità di accogliere gli altri, si generano opportunità anche per i nostri cittadini e per i nostri territori. Ecco, con lei vorrei fare un passaggio su una notizia del giorno che riguarda il nostro territorio, una persona importante originaria di Padula, sto parlando di Gio Petrosino, perché sembra insomma che sia stata rivelata l'identità tramite delle intercettazioni telefoniche del suo killer. Beh, è una figura importante quella di Gio Petrosino, una figura importante perché ha combattuto la camorra già dagli inizi del Novecento. Sì, la storia dell'impegno antimafia, anticriminalità organizzata, anticamorra dello Stato è una storia lunga ed è segnata dal sacrificio di tanti servitori dello Stato. Spesso noi non abbiamo mantenuto alto quell'impegno, costruendo le condizioni per prevenire quei fenomeni, e oggi noi siamo fortemente impegnati a rafforzare l'azione di contrasto attraverso non solo il rafforzamento delle operazioni di polizia, ma anche attraverso la sottrazione dei beni e dei capitali illecitamente costituiti da parte delle reti criminali. Lei nel suo intervento ha anche rimarcato quanto è importante rendere un territorio accogliente. È vivibile. E soprattutto lo si rende accogliente e vivibile non privandolo di servizi, ma offrendo un'ulteriore ricchezza di servizi e di opportunità, dai servizi fondamentali, istruzione, giustizia, sanità, ma anche alle opportunità lavorative per i giovani del nostro territorio. La mediazione dei nostri pari ci ha permesso un'accoglienza capillare nei piccoli centri, laddove i parroci hanno operato in maniera incisiva per formare le comunità e per renderle disponibili, si è avviato un processo di integrazione certamente significativo. Lei anche ha sottolineato come la provincia di Salerno, il nostro territorio, sia un territorio particolarmente accogliente, che soprattutto molto vicino alle esigenze e soprattutto alle difficoltà di chi arriva da lontano. Sì, e direi che ne sono la testimonianza i 387 ospiti che abbiamo in diverse strutture del territorio, accoglienza che è possibile grazie a una forte intesa tra la prefettura, gli enti locali e il territorio.
terzo settore. È un modulo, dicevamo prima, vincente, perché è necessaria l'integrazione, il lavoro insieme di tutte queste forze per riuscire ad avere un'accoglienza che non sia soltanto il dare un tetto sulla testa e un pasto a queste persone, ma anche un modo per farli sentire parte di questo nostro territorio. Cioè, oggi tenere a Polla, ma io devo ringraziare soprattutto chi ha voluto questo convegno, questo incontro, la celebrazione della giornata mondiale del rifugiato si tenesse a Polla, quindi la sua eccellenza il Vescovo e Don Vincenzo Federighi, direttore della Caritas. Certamente è stato anche un momento di riflessione, perché parlare di accoglienza è qualcosa di nobile anche per noi amministratori, quindi non si tratta di realizzare un lavoro, ma si tratta, diciamo, di dare aiuto a chi d'aiuto comunque. E questo territorio, a dire la verità, con grande cuore, diciamo, molto sensibile all'accoglienza, perché basta pensare che sul mio territorio residono circa 300 immigrati e molti di loro hanno trovato casa, sono sposati, molti di loro, molte donne assistono i nostri anziani. Oltre a questo, cioè, già qualche anno fa noi abbiamo ospitato delle donne nigeriane, donne incinte che sono assistite presso il nostro ospedale, sono state rimaste a Polla più di un anno, qualcuno è partorito pure a Polla, dove c'è rimasto anche un legame. Oggi ospitiamo questo progetto che è stato finanziato per circa 1 milione di euro, questo il SPRAR, ospitiamo 23 giovani, a dire la verità sono già ben integrati del tessuto sociale. Allora questo è qualcosa che gratifica un poco tutti, quindi gratifica la comunità, ma gratifica anche a noi amministratori. Abbiamo voluto celebrare la giornata mondiale del rifugiato per dare attenzione, per sensibilizzare il territorio, per far crescere i nostri territori su questo tema, queste persone che fuggono da condizioni di carestie, di fame, di guerra, assetate di speranza, non solo assetate di qualcos'altro, di speranza per realizzare il proprio futuro in pace e vivere in condizioni dignitose la loro vita. Quindi qui a Polla oggi abbiamo voluto celebrare questa giornata che vede questo comune impegnato nell'accoglienza già da tempo, e difatti il comune di Polla è sede di uno SPRAR. Lo SPRAR è il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati, quindi è un'occasione propizia per tutta la comunità cittadina di Polla e per tutto il Vallo di Diano. Quali sono le problematiche più frequenti, insomma, che si devono affrontare nell'accogliere persone che vengono da lontano e che scappano, insomma, dal dolore? Sì, innanzitutto far coabitare, convivere insieme diverse nazionalità. Pensi che a Polla su 15 persone nello SPRAR abbiamo 8 nazionalità, e quindi anche aiutare queste persone nella conoscenza della nostra lingua e soprattutto cercare di offrire loro delle opportunità per il loro futuro. Ci sono a volte incomprensioni legate ai tempi lunghi anche dei rilasci di permesso di soggiorno, ai tempi lunghi di esame della Commissione Territoriale di Governo di Caserta, ma questi sono fattori fisiologici. Fondamentalmente c'è un rapporto di convivenza pacifica, di coabitazione con il territorio, di integrazione nei nostri vissuti.